Il Paradiso delle Signore. Trama puntate dal 5 al 9 aprile 2021. Scontro tra Vittorio e Marta. Il Paradiso delle Signore sta regalando dei grandi momenti di tensione e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sono Marta e Vittorio. Dopo il tradimento della signora Conti, Vittorio ha scoperto tutta la verità e la situazione non può che degenerare. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti? La collezione di Gabriella riscuote, anche se in ritardo, un grande successo. La Rossi però vuole che a essere intervistate e celebrate siano anche le sue collaboratrici, così fa in modo che sia Maria al centro dell'attenzione. Adelaide sa ormai tutto sul tradimento di Marta nei confronti di Vittorio. Fiorenza vuole un posto d'onore durante la benedizione pasquale e quando Adelaide glielo rifiuta, quest'ultima la ricatta, dicendo che sa tutto su ciò che ha fatto Marta. Nonostante questo, la stessa Fiorenza mette un dubbio a Vittorio, il quale ha un duro scontro con Dante. Alla fine, furioso, Vittorio parte per Parigi. Gabriella trova una lettera che Arturo Bergamini aveva scritto prima di morire. Lì metteva in guardia Cosimo sul conto di Umberto. La donna si preoccupa molto e non sa se mostrare la missiva al marito oppure no. Lunedì 5 aprile 2021. Vittorio torna a casa pieno di dolori. Mentre si recava a Parigi ha avuto un incidente che ovviamente ha lasciato degli importanti strascichi. È Beatrice a prendersi cura di lui, anche se la donna cerca sempre di non essere invadente e di rispettare Vittorio. È il giorno di Pasquetta anche al Paradiso e tutti ne approfittano per festeggiare. Il tempo è sereno, così Rocco, Armando e Pietro fanno un giro sulle loro biciclette. Per i tre è l'occasione di passare qualche ora spensierata, ma anche di confrontarsi sulle proprie vite. Marcello nel frattempo ha un appuntamento con Ludovica. I due faranno un bel picnic a Villa Brancia. Ormai entrambi sono consapevoli di provare dei forti sentimenti reciproci. Stefania, Anna Maria e Irene preparano una bella serata da trascorrere al cinema tra donne. Dopo essere stato lontano da casa per 2 giorni, Salvatore fa il suo ritorno. Aveva bisogno di allontanarsi temporaneamente da Giuseppe per riprendersi. Il marito di Agnese però ha finalmente rivolto le sue scuse a Sofia e dunque il litigio si è risolto. Marta intanto non fa che pensare a Vittorio ed è preoccupata per lui. Martedì 6 aprile 2021. Marta non sente più Vittorio da giorni ed anche lo stesso Conti non ha nessuna intenzione di farsi vivo. Vittorio però ha occasione di parlare con Adelaide e non nasconde nemmeno per un attimo di sapere tutta la verità. La contessa resta piuttosto sgomenta, anche se poteva già intuirlo. Sofia si confronta con Maria per quanto riguarda Giuseppe. Dopo aver parlato con la ragazza, Sofia incontra Salvatore e lo invita a prestare tutti i soldi necessari al padre. Gabriella ha molti dubbi dopo aver trovato la lettera di Arturo. Vorrebbe mostrarla a Cosimo, ma allo stesso tempo non sa se servirebbe, soprattutto considerando il periodo già terribile che il marito sta trascorrendo. Per la ragazza è un periodo di dubbi. Le Veneri decidono di dare tutto il loro sostegno ai ciclisti del Paradiso e così formano un fans club. È un'occasione per unirsi e divertirsi. Adelaide e Fiorenza intanto non si sono affatto riconciliate e la contessa è furiosa per quello che la vicepresidentessa ha fatto a sua nipote. Per tale ragione cerca di fare il possibile per farla dimettere. Adelaide giura di farla pagare alla donna che ha rovinato la sua famiglia. Mercoledì 7 aprile 2021. Umberto si reca da Vittorio. Il suo obiettivo è quello di parlargli e di convincerlo che sia il caso di contattare Marta e parlare finalmente con lei. Vittorio sembra nutrire molti dubbi in proposito. Gabriella chiede consiglio ad Anna per quanto riguarda la lettera. Quest'ultima le suggerisce di dire la verità al marito e fargliela leggere senza indugi.
Gabriella decide di procedere, ma qualcosa all'improvviso la ferma. Si tratta di Delfina, che inaspettatamente perde la vita. Dora, intanto, mentre si occupa di un cliente, ha un colpo di fulmine. Le piace moltissimo e nota di avere molte cose in comune con lui, e le veneri continuano a divertirsi con l'idea del club. Scelgono un nome e preparano anche degli striscioni per sostenere al meglio la squadra di ciclisti. Salvatore decide di concedere finalmente il prestito a suo padre. Giuseppe è molto felice e può dare il via ai suoi affari. Girolamo è ancora suo complice, ma Giuseppe è consapevole che tutto questo potrebbe danneggiare Vittorio, il quale sta ancora molto male per via di quello che è successo con Marta. Intanto Beatrice non smette di stargli accanto e per i due non è difficile tornare a provare dei sentimenti. Giovedì 8 aprile 2021. Dante affronta Umberto e sottolinea più volte che Marta è la cosa che conta di più per lui. Non ha nessuna intenzione di lasciarla andare. Romagnoli scrive anche una lettera destinata a Marta, ma la giovane non la riceverà mai. Un medico si presenta a casa di Vittorio in maniera inaspettata. Il signor Conti non lo aveva chiamato, così viene a sapere che è stata Adelaide a mandarlo, preoccupata per le sue condizioni. Marcello, dopo essere stato interrogato, rischia di tornare in prigione. Nonostante sia passato diverso tempo, i suoi trascorsi con il Mantovano sono ancora molto importanti e potrebbero pesargli molto dal punto di vista legale. Salvatore e Gabriella stanno attraversando due periodi difficili e così si sostengono. Parlando entrambi si rendono conto di provare nostalgia e di ricordare ancora, con moltissimo piacere, la loro relazione. La nuova collezione del Paradiso continua ad andare bene, ma inaspettatamente spariscono alcuni capi. Subito si pensa che ci sia qualche ladro e le stesse veneri iniziano ad indagare. Adelaide non riesce in alcun modo a mediare tra Vittorio e Marta. Il signor Conti è molto deciso e invita la contessa a non intromettersi nella sua vita privata. Venerdì 9 aprile 2021. Luciano scrive una lettera a Vittorio. Per Conti è l'occasione di riflettere sulla sua vita e sulla sua situazione. Salvatore invita Gabriella a consegnare la lettera a Cosimo perché è importante che Bergamini sappia la verità. La Rossi decide di fare questo passo e Cosimo resta sconvolto da ciò che scopre. Dora inizia a frequentare Nino, il cliente che ha conosciuto. Quest'ultimo però le svela che non è pronto a darle il futuro che lei desidera. Marcello parla con Ludovica e le racconta che dopo essere stato in questura è certo che le cose per lui non andranno bene. Ancora una volta il ragazzo riceve il pieno sostegno della Brancia. Vittorio torna al Paradiso e si confida con Armando. Improvvisamente però deve fare il ritorno a casa per via di un malore. La febbre di Conti si alza molto e il giovane inizia a delirare. Beatrice decide di fare una telefonata molto importante per salvarlo. Che cosa ne pensate? Marta e Vittorio si riconcilieranno oppure prenderanno strade diverse? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!